Mi sono appassionato alla musica all'incirca l'età di 15 anni, 15-16 anni, e i primi festini o comunque le prime feste fatte erano proprio una cosa homemade tra amici, strettissima, 20-25 persone, e da lì piano piano ho iniziato ad appassionarmi, prima con una parte un po' più commerciale e poi con piano piano un po' più elettronica, un po' più ricercata, così via. Invece, come ti sei vissuto le prime serate, quindi da, diciamo, protagonista nel tuo piccolo, quando hai messo per la prima volta i dischi? Allora, la prima volta che ho messo i dischi è stata al Woodstock, mi pare, e facevo commerciale. E era bellissimo, che avevo i 100 e non mettevi a tempo, ma cioè era una cosa, un'impresa. Però bello, un bel tu per tu, poi erano tutti amici, quindi non so, mi piaceva tanto, era una cosa veramente figa. E quando hai avuto, diciamo, lo switch o comunque il cambiamento e poi alla fine una crescita artistica, no? Nel fare quello che, diciamo, fai oggi. Quello che faccio oggi l'ho avuto negli ultimi 3-4 anni, perché comunque avevo avuto un bel momento di stop, mi ero fermato, odiavo proprio la musica elettronica, l'avevo un po' accantonata. E però diciamo a livello proprio di lavoro l'ho iniziato a vedere intorno ai 17-18 anni, fino ai 22-23, e lì avevamo dei gruppi, facevamo tante feste, insomma era importante, facevamo un continuativo, eravamo tantissimi, quindi lì ho iniziato a capire che poteva essere un ambiente dove effettivamente c'era una crescita e un qualcosa di più. E a livello appunto di selezione, poi come vai a ricercare i brani che poi usi? Sono un disastro. Sono un disastro perché ci vuole tanto tempo. Non ho mai tanto tempo e quindi mi trovo sempre all'ultimo a cercare un po' tutto. E quindi spesso mi trovo la cartella dove dentro c'è Electro, House, Deep House, cioè buglione, non ricordandomi i titoli, non essendo un cervello sui titoli, mi perdo abbastanza. Però Utilizziamo l'esperienza, ecco, diciamo. tendenzialmente riascolto spesso quello che vado a mettere, quindi vado prima di metterlo, guardo bene che Quindi insomma, mi reputi di avere piace. comunque una selezione abbastanza buona, ecco, Ampia, ampia, 360, ampissimi. ok. Non su hard techno, non cose troppo pesanti, però elettro, spezzato, insomma, un po' di tutto per tutte le occasioni. E invece per te che cos'è proprio andare a suonare? Cioè, cosa significa per te salire e far ballare la gente? Uno sfogo, è un bellissimo sfogo, perché comunque vai lì e per quell'ora, ora e mezzo, 2 ore, quante sono, non pensi a niente, Stacchi. una bella bolla. E però anche col pubblico c'è questa bolla o hai un rapporto, diciamo, più Dipende, intimo, comunque un po' più partecipe? dipende dal posto, prima cosa, perché comunque tanti posti non te lo permettono, comunque è molto distante. Invece posti dove è tu per tu mi piacciono molto, perché comunque c'è questa cosa di Tutto scambio. essere a pari, no? Testa a testa, non Certo. c'è differenze, soltanto ti diverti, balli, quindi. E quello che suoni te, pensi che comunque, cioè, a te piace trasmettere, diciamo, una tua, diciamo, flusso, una tua gioia, o comunque hai un'idea di, diciamo, visione che ti piacerebbe far passare quando tu suoni? Che idea vuoi lasciare? Vabbè, l'idea è sempre un'idea di festa, perché comunque lo reputo un momento dove tutti un po' si sfogano, no? Dove tutti un po' scaricano quello che è la giornata, la settimana. Tutto. Però comunque sì, tendenzialmente cerco di fare una linea, cerco di mantenerla il più lineare possibile, però va tanto a seconda di chi c'è davanti, come reagiscono, se rispondono in un modo o in un altro, che può cambiare tantissime cose, ecco. Obiettivi, traguardi o sogni a cui vorresti ambire anche nel piccolo? Allora, nel piccolo mi piacerebbe fare un cioè, mi piacerebbe intanto riniziare a produrre, che sarebbe già un'ottima cosa. E con quello fare qualcosa di un po' più mio, no? Un po' ti rappresenta un po' di più. Quindi quello sul personale è una cosa, è un obiettivo che spero un giorno di riprendere. Nel grande, vabbè, 1 hour, un po' qua, Mi spinge. andiamo. Progetto, spero continui così, spero vada bene così, ecco. Ok, Per il cosa ti piacimento. piacerebbe fare se appunto non facessi questo? Cos'altro ti appassiona? Cos'altro potresti valutare in un ipotetico futuro diverso? Di fuori della figura del DJ, quello che poi Quello sì, faccio tuttora, faccio anche la figura appunto grafica,
costruzione, sì. ideare comunque il progetto di base, quella è una cosa che comunque mi entusiasma Ok, tanto. Cioè, quindi quindi dall'artistico. la realizzazione e la messa in opera di un progetto che parte da un'idea e che deve diventare un qualcosa di fisico, reale, Certo. quello mi appassiona, quindi quella potrebbe essere una cosa che comunque Ok. porto avanti in Quindi comunque contemporanea. sempre una visione artistica e poi si matcha anche benissimo con la musica, quindi Sì, e perché lo poi fai dopo cioè, all'unisono, è certo. la stessa identica cosa fatta sia da una parte che dall'altra, Ok. quindi quello sì. Io ti ringrazio, spero tu ti sia divertito Grazie a nel voi. nostro set. Non mi sono mai E visto. quando vuoi passare, noi Grazie, siamo benvenuto. pronti. Grazie. Grazie.